Diamo il benvenuto anche a Silvia Pizio, guest director quest'anno al Diego Film Festival. Buongiorno. Too many chairs. Thank you so much. Oh, yes. I think I'm awake. Buongiorno. Sì. Grazie a tutti per essere venuti questa mattina. Parliamo di questa masterclass con Pierce già da un po' di tempo ed è una cosa che l'aveva rallegrato e eccitato molto all'idea di parlare con gli studenti. È sempre bello e interessante per un artista confrontarsi con chi comincia nel lavoro dell'arte, come è stato lui. Ho preparato una serie di domande che gli farò e alla fine, se ci sarà del tempo, sarà anche bello sentire le vostre voci e magari avete un paio di domande. E Anna sarà la nostra traduttrice. Ormai la conoscete tutti quanti. I've known you and your work for a long time, but in doing some further research, I found out something I didn't know, which was your beginning as a in the circus and as a fire eater, and that really surprised me. And me. Tell us about it. Ti conosco da molto tempo, ma facendo ricerche per questo incontro ho scoperto una cosa che davvero non sapevo. Ho iniziato al circo facendo il mangiafuoco e sono rimasto sorpreso. I started as an actor in theater and education, street theater. I had a theater company called Theater Spiel, and all of this work took place in a theater in South London called the Oval House Theater. That's where I started this career. It was such a surprise for me to find acting, but when I found acting, I found the company of people, like-minded people, people who are fractured by life, but yet poets and fire eaters as well. There was a workshop one day at the Oval House, and I was walking by this black box theater, and this guy was teaching people how to fire eat, which looked mildly terrifying. However, there were girls with no bras on. There were just beautiful girls and beautiful breasts. Because then when you do the fire, you have to run the flames over your body. This is the late 60s. So that's how I learned how to fire you. Beautiful girls. In realtà io ho iniziato nel teatro educativo, teatro di strada, e ho messo insieme una compagnia teatrale che si chiamava Theatre Spiel. E ho iniziato a lavorare al Oval House Theatre nella zona sud di Londra. Ed è stato lì che, con mia grande sorpresa, la recitazione è diventata il mio mestiere, e ho iniziato a familiarizzare con questo mondo di gente di teatro, così spensierata in qualche modo, persone comunque anche che avevano sofferto nella vita, tra cui mangiatori di fuoco. E il mangiatore di fuoco l'ho incontrato proprio un giorno camminando in questo Oval Theatre. A un certo punto ho visto una sorta di grossa scatola scura dove c'era un signore che insegnava a
mangiare il fuoco, un'attività piuttosto inquietante, ma io sono rimasto affascinato da queste ragazze che si cimentavano in questa attività, ragazze senza reggiseno, con un seno meraviglioso, stiamo parlando di fine anni 60, e quindi ho fatto anche questo. And the circus came to where the theater was, and so we were doing clown workshops. So it was clown workshops. I did fire eating, and that's how the circus came into being. They invited us over. The clowns invited us to perform, fire eat, and play. Il circo è stata arrivato nel teatro e c'erano dei laboratori. Di clown e mangiatori di fuoco e ci hanno invitato a lavorare con loro, a fare con loro queste attività. And you can actually see me fire it on YouTube on the Muppets. It's there. E se guardate sui Muppets, se cercate Muppets su YouTube, mi vedete cimentarmi in questa attività di mangiafuoco. And how much was all of that combined with the drama school at the time? That was when you were studying already drama, or that came later? E quanto questa attività si affiancava alla scuola di recitazione, era in parallelo o la scuola, l'accademia di recitazione è qualcosa che hai frequentato in seguito? No, acting really saved my life and gave me this life. Through walking into this theater back there in 68-69, I wanted to be an artist. I still paint. It's very much part of my life as an actor. But I loved movies, and when I found the Oval House Theater, I found the key to the door of being an artist and an actor. And so I did street theater, children's theater, we formed a company, we did agitprop theater, performing arts. So I was in the company of musicians, poets. The Black Panther movement was very much in prominence because the community theater was in a black community. It was a great interracial interaction. And so after, I don't know, maybe 2-3 years, I realized, and I had a job at the same time as a trainee commercial artist, but I gave that up and decided to form a company with the Oval House. And so I would do my workshops, acrobatics, Martha Graham classes, fire eating classes, and during the day, wash dishes, work in restaurants, dig ditches. And after 3 years of this kind of work, I decided then to train because I really had the passion for acting. It was exhilarating being on the stage, so I went to the Drama Center, the Drama Academy. La recitazione ha davvero salvato la mia vita, mi ha dato una vita. Parliamo appunto del 68, del 69. Io ho iniziato a frequentare questo ambiente di artisti che trovavo assolutamente affascinante e consono alla mia inclinazione, perché già allora dipingevo, ed è un'attività che continuo a svolgere ancora adesso. Amavo molto il cinema, però appunto mi sono trovato a far parte della compagnia di questo Oval House Theatre, e a quel punto è stata la mia porta di accesso verso le arti performative, quindi il teatro di strada, tutti i gruppi agitprop, e seguivo da vicino all'epoca il movimento delle Pantere Nere. Erano anni molto vitali da questo punto di vista, il teatro della comunità, c'era una forte interconnessione interrazziale, quindi un ambiente assolutamente affascinante che per 2 o 3 anni
mi ha assorbito, tant'è che avevo rinunciato anche a una formazione come artista commerciale, dedicandomi proprio a questo mondo del teatro, in cui facevo acrobazie, iniziavo così a recitare, seguivo Martha Graham e tante cose. Durante il giorno, per poter seguire questa attività serale, facevo il lavapiatti, lavoravo nel ristorante e mi mantenevo. Solo dopo ho deciso di frequentare l'Accademia della Recitazione. At this point, when you decided to enroll in the Academy, you realized that the passion for acting already was there. How much then the studying, the training as an actor became an important part in your life? And did you envision then that this was the path you were going to follow for the rest of your life? And how young were you when you figured that? I was 18 when I went to the Oval House, 17, 18. And then drama school was in my 1920. But once I found acting and the realization that I wanted to be an actor, I also knew that I needed an education, and I needed to be, because I left school at 15. I left school with nothing more than a cardboard folder of drawings. But that was my passport into this life. And so I auditioned. I needed to find some formal education. And I found an academy called the Drama Center, which is very method orientated and has produced some magnificent actors now, like Colin Firth, and Tom Hardy, and Michael Fassbender. So, I was way before them. Life. It was a very strict school, but exhilarating. And I just ate it up with a desire and a want and a passion to be great, to try and be great. To try and be an unexpected surprise to myself. In realtà la domanda è, una volta che hai deciso di frequentare l'Accademia, hai capito che in qualche modo la strada era tracciata per quello che sarebbe diventata la tua carriera? Quando ho iniziato a frequentare l'Oval Theatre avevo 17-18 anni, all'Accademia sono poi entrato che avevo 19-20 anni. E quando ho capito che la recitazione era quello che voleva fare, mi sono reso conto che avevo bisogno una formazione e di completare comunque l'istruzione. Io avevo lasciato la scuola a 15 anni con il mio passaporto per la vita, che era costituito da un portfolio di disegni che avevo realizzato fino a quel momento, e mi ero presentato per entrare a far parte di una scuola molto basata sul metodo, che è il Drama Center, una scuola a cui si sono formati attori come Colin Firth, Thomas Hardy, Michael Fassbender. Io naturalmente l'ho frequentata molto tempo prima di loro. Una scuola severa per tanti aspetti, ma esilarante, e che mi ha veramente dato la possibilità di esprimere questa energia, questa ispirazione che sentivo, la passione che mi muoveva nel cercare di diventare qualcuno e arrivare a sorprendere anche me stesso. And so how did the first professional acting job come about, and from there how did the jump to the United States and television happen, because that's yes. where your career really yes. took a different, you know, Well, actually the first performance I ever did was in a church. It was in Southwark Cathedral, and it was The Little Prince. I was The Little Prince. I was, 17, pretty boy, whatever, innocent. So, and when I think back, being Irish, the church was very much part of my life.
ceremony of church and then the ceremony of theatre. So it was meant to be, I guess, to be an actor. I loved serving mass. It was such a theatrical experience, not that I thought of it like that. But my first performance, as I say, was in a church. And then I trained at the Drama Center. I graduated in 76. And I started as an acting ASM, acting assistant stage manager. And so began my career. I did that for 6 months, and then I was out of work for 6 months, back to washing dishes and digging ditches and doing workshops. And then I got a break with Franco Zeffirelli in a play. Quando è stato poi, quando è arrivato il tuo primo incarico come attore, il tuo primo lavoro e come è stato poi il passaggio verso gli Stati Uniti? In realtà la mia prima esibizione è stata in una chiesa interpretando il Piccolo Principe. Io ero il Piccolo Principe, un bel ragazzino di 17 anni con l'aria molto innocente. In fondo la chiesa, essendo io irlandese, era un ambiente per me molto familiare e faceva parte della mia vita, e ci vedevo veramente un cerimoniale molto teatrale nelle funzioni religiose. Mi piaceva molto fare il chierichetto, la trovavo veramente una performance teatrale nell'ambito della Chiesa. E mi sono diplomato in questo Drama Center nel 76, e a quel punto ho iniziato a lavorare per pochissimo come assistente manager di palcoscenico, assistente alla recitazione, ed è per 6 mesi questa attività mi ha in qualche modo costretto a continuare a fare lo sguattero e il lavapiatti per guadagnarmi da vivere, finché non ho avuto il mio primo ruolo grazie a Franco Zeffirelli. So I worked in the theater, but always dreamt of doing movies. The movies just were a great reality for me and a great sense of escape. And I wanted to be up there like Marlon Brando, Montgomery Clift. So I was doing my theater, but always with an eye for cinema. And I suppose Hollywood. I guess I dreamt it, I wished it, I wanted it. And then you get it, and then you have to get on with it. My break to America was, my ticket to America was a miniseries for ABC called The Mannions of America, and it was about the Irish potato famine. And it was a 6-part miniseries. Was playing the lead, I was unknown, and my late wife, God bless her, she said, we should go to America. And I said, well, how are we going to do that? And this is a very long story, but it was after 3 years thereabouts of doing theater, American miniseries, and that was my ticket to America. E fino a quel momento continuavo appunto a lavorare in teatro, ma il mio sogno era il cinema. Io volevo veramente far parte di quella realtà più grande, apparire su quel grande schermo mi dava un senso così di evasione, di libertà. Volevo diventare come Marlon Brando, come Montgomery Clift, e quindi continuavo a lavorare in teatro, ma con un occhio rivolto al cinema, e probabilmente sognavo Hollywood, lo desideravo. Certo, poi quando uno ci arriva deve riuscire a restarci in una realtà del genere. Il mio biglietto per gli Stati Uniti è stata una miniserie dell'ABC di 6 episodi che era sulla carestia delle patate in Irlanda, e io interpretavo il protagonista di questa miniserie, e questo mi ha dato un po' di notorietà e la possibilità di andare negli Stati Uniti. E la mia defunta moglie, che Dio la benedica, mi ha detto: dovremmo andare in America
però appunto era come riuscire ad arrivarci. È una storia molto lunga, però dopo 3 anni di recitazione in teatro, di lavoro in teatro, mi si è aperta la possibilità di andare negli Stati Uniti. And my late wife, I said, how are we going to go to America? And she said, I will think of a way. And she found a way. We took out a second mortgage on the central heating. And I borrowed £2,000 from the bank. And there was cheap flights to America then, £50, bring your own sandwiches. Went to Los Angeles, and my first audition, I rented a car from a place called Rent-A-Wreck, which blew up on my way to my first audition, and that was for a series called Remington Steel. First audition, cut the chop. Quindi appunto la mia defunta moglie mi ha detto dobbiamo trovare un modo per andare in America, come, e il modo lo ha trovato lei, riuscendo a ottenere un secondo mutuo, un secondo prestito sul riscaldamento centralizzato. La banca ci ha di fatto concesso questo prestito di 2.000 sterline, e allora c'era la possibilità di andare con voli che costavano poco negli Stati Uniti, 50 sterline, ti dovevi portare però i panini e il mangiare. Siamo sbarcati a Los Angeles. Ricordo di avere noleggiato un'auto da un posto che si chiamava Rent-A-Wreck, e l'auto è praticamente esplosa e non sono riuscito a utilizzarla fino al posto dell'audizione, ma l'audizione era per una serie che era Remington Steel, e ho avuto l'incarico subito. And Remington Steel, of course, turned you into an international star very quickly. Your life changed dramatically then. And even though your dream was cinema, here you were doing television, but artistically, you did like it. Right. Oh, I just love to act. So, you know, sometimes you have choices, sometimes you don't have a choice, and you have to be humble and grateful for the work that you have and embrace it. Whatever it is, once you've committed, you commit 100%. For me, this was, I went to America thinking movies and being a movie star, these kind of innocent dreams from childhood in Ireland or in South London. But Remington was a great training ground because it was 22 episodes in a season, and it was repetition. It was like weekly rep theater, study every day, every night, and perform. So it was exhilarating and extremely rewarding. And to be in America and to be accepted into people's living rooms every week, I thought there are strong possibilities still to make movies. Certo, sei arrivato in America sognando di fare il cinema e ti sei trovato inizialmente a fare la televisione, però ti è piaciuto perché Remington Steel ti ha dato una forma di notorietà. Quello che mi piaceva era recitare, e nella carriera di un attore ci sono delle occasioni in cui si può scegliere, altre in cui bisogna avere l'umiltà e la gratitudine per accettare quello che viene proposto e offerto. Quello era lavoro, e io l'ho abbracciato, e una volta che ti impegni nel fare un lavoro ti devi impegnare comunque al 100%. Volevo andare negli Stati Uniti e c'ero arrivato. Certo, sognavo il cinema, sognavo le grandi star del cinema. Era veramente ancora il sogno di un ragazzino irlandese che aveva mosso i primi passi in teatro e poi nella Londra, nel South London, e mi sono ritrovato in questa serie di Remington Steel che mi ha dato l'occasione di lavorare veramente tanto, 22 episodi per stagione. Si trattava di ripetere ogni giorno la stessa modalità di lavoro, quindi tantissimo studio la sera, e poi si girava. È stato anche molto divertente e mi ha dato tantissimo. In fondo negli Stati Uniti c'ero arrivato e potevo anche ancora pensare che il cinema sarebbe arrivato dopo. E
the cinema did arrive with a bang, of course. You did some other films before Bond, but then film and cinema, and that arrived with Bond, which was, and I think after, you know, Sean Connery with the perfect Bond, we still miss. Yes. I'm sure everybody here wants to hear about your Bond experiences. Were you a fan also from before as a kid? I mean, we grew up with Bond, all of us, our generation, right? Sure. And so also tell us a little bit about some of the exciting moments of shooting those films. They're devilish at times, but I'm sure you didn't risk your life playing them, but maybe some moments. Some moments. When the stunt goes wrong, you end up in the ambulance. Naturalmente poi il cinema è arrivato ed è arrivato con i film di James Bond, che dopo Sean Connery, dopo il Bond di Sean Connery, sicuramente il tuo è stato un perfetto James Bond. Adesso è il momento di parlarci di questa esperienza e anche dell'esperienza in generale, che è condivisa in fondo da tutti noi quando eri semplicemente un ragazzo che vedeva i film di Sean Connery. Raccontaci com'è stata questa esperienza, i momenti che sicuramente sono stati eccitanti e i rischi che sicuramente puoi aver corso nella realizzazione di quei film. E appunto Piers aggiunge che l'ambulanza era sempre presente, uno ci finiva anche se con la controfigura andava male. I left Ireland August 12th, 1964, and that was the same date I found out just a few years ago. That was the same date that Ian Fleming passed away, August 12th, 1964. And that weekend, with my mother and my new stepfather, they took me to the pictures and we saw Goldfinger. And little did I know then that my life was going to take such a course. But Remington Steele was the kind of, that was my calling card to be James Bond. In 86, the show got canceled, Remington Steele, and they offered me James Bond. But I couldn't get out of my contract, I couldn't do it, and Timothy Dalton did it. And then it took many years for it to come back to me. I never expected it to come back to me, but it did, in the guise of GoldenEye. And I knew the day the phone rang and my agent said, "You're ready, we're ready, they want you again," I knew that my life would change. Ho lasciato l'Irlanda il 12 agosto 1964 e ho scoperto solo molti anni dopo che in quel giorno Ian Fleming moriva, ed è una data che non ho dimenticato. E mia madre e il mio patrigno mi portarono a vedere Goldfinger. Non avrei mai immaginato, vedendo quel film di James Bond, che un giorno lo avrei incarnato io. Come dicevo, Remington Steele, la serie è stata la serie che mi ha dato l'accesso alla recitazione negli Stati Uniti, ed è stata poi cancellata nell'86, e ho avuto un primo contatto per interpretare James Bond, ma a causa di vincoli contrattuali che avevo non ho potuto accettarlo, e il ruolo di Bond è stato interpretato da Timothy Dalton. Io mi sono a lungo chiesto se me lo avrebbero riproposto, perché non era così sicuro, e invece così è accaduto. Un bel giorno è suonato il telefono e mi hanno detto, ecco, sono tornati, ti vogliono per GoldenEye. And it was terrifying, but it was exhilarating, and it felt... The second time round, the invitation felt right. I was more mature as a man, as an actor. I had some flesh on the bones and meat in the soul of who I was. And I reveled in the title GoldenEye and the connection and echo of Goldfinger.
and then you have to figure out how to play him. So what to do? Sean was so strong in my DNA, and was Roger, very strong. And I had the greatest respect for Roger because Sean was epic, iconic, and another man had been there after Sean and did his best, but then it didn't work. And so I looked at Roger, who took up the challenge and created it so brilliantly in his own inimitable way. So I could see as an audience and as a fan that I had a big job ahead, because I couldn't please everyone. So you have to please yourself, and you have to have the strength of heart every day to believe in yourself to play such a role. And I allowed myself to sense Sean Connery and Roger. At first I was so nervous about it because I thought it would dilute maybe some creativity that I had, or intuition, sensing and intuition. But in the end you have to let that go, because you as an actor, you have to let everything in, everything. And I did. And so there would be times in playing Bond that I would sense a Connery moment or a Roger Moore moment, and then hopefully within all of that you find your own voice as James Bond. Potete immaginare quanto fossi terrorizzato dopo aver ricevuto questa telefonata. È stata veramente un'esperienza da paura, ma al tempo stesso molto esilarante. Era la seconda volta che mi invitavano e sapevo che quell'invito era giusto in quel momento, perché mi sentivo più maturo come uomo e come attore. In qualche modo avevo messo su carne, sulle ossa e nella mia anima, e quindi mi sentivo più pronto. E c'era un eco particolare in GoldenEye con Goldfinger, quindi era l'occasione giusta. Mi restava da capire come avrei interpretato James Bond, perché naturalmente i miei predecessori, Sean Connery, aveva dato un'impronta così decisa al DNA del personaggio che era difficilissimo arrivare a eguagliare quell'icona, quell'interprete così leggendario del personaggio. E Roger Moore per me meritava tutto il rispetto per come aveva raccolto la sfida di succedere a questa grandissima icona, facendo un lavoro straordinario e creando un suo James Bond con una sua identità. Sicuramente il lavoro che mi aspettava era grandissimo e non si può piacere a tutti, quindi il criterio più importante è piacere a se stessi, nel senso di essere soddisfatti di quello che si fa in prima persona e trovare nel proprio cuore, nella propria sensibilità, la forza di continuare a credere in se stesso. All'inizio ero nervoso perché avevo appunto questi due predecessori e cercavo di capire quale dei due, di prendere qualche cosa da tutti e due. E ho capito poi che però Sean Connery e Roger Moore avrebbero in qualche modo diluito le mie capacità, e pian piano mi sono affidato di più alle mie intuizioni e alla mia sensibilità, perché questo deve fare un attore, deve in qualche modo lasciare che il personaggio entri in sé e darsi completamente al personaggio. Quindi sicuramente c'erano dei momenti in cui mi ispiravo di più a Sean Connery, degli altri in cui mi ispiravo di più a Roger Moore, ma tanti altri in cui invece seguivo la mia voce e la mia sensibilità. I thought you wanted to go, but of course life and acting for you went well beyond Bond, and you created some iconic characters that we will always remember forever. For example, your character in The Matador. Yes. What a great movie. It is a great movie, and it is a great movie. It has good alchemy. And, well, the Bond, once I realized that, you know, I had some success with Bond, you also know that at some point the curtain will fall. It always does.
hopefully not during the performance, acting wise or anyway. So I formed my own company with a dear friend, Beaumarie St. Clair, knowing that at some point, my time would come to step off the stage, and I wanted to have my own work, my own production company. So I created Irish Dreamtime with Beaumarie St. Clair to make movies and to have longevity as a performer, to re-educate myself as a quote-unquote producer. I am first and foremost and always will be an actor. And one of the films we made was The Matador. Richard Shepard, young guy, sent us this script as a writing sample because we were trying to do Thomas Crown 2, which we had great success with as a company. And he created this beautiful character, Julian, this hitman who was having a nervous breakdown in Mexico City, a lost soul, a dark comedy. And also, when you play Bond, you have to commit, like I say. And in doing so, you know that this cloak is slowly coming around your being as a man, as an actor, and you step onto a global stage with such a character. You know you have a fight on your hands to try and get away from that. So Julian was one of those characters where you could just crack the facade that you had created, the image you had kind of backed yourself into. He was a beautiful character. We have talked about doing it again, but nothing has happened with The Matador, I think. Best left on the shelf, as is. Quindi la tua vita come attore è cambiata con il ruolo di James Bond, un ruolo assolutamente iconico, e dopo è venuto un altro film che ha continuato questa tradizione delle icone, dei personaggi che ha interpretato, ed è stato Matador. Sì, Matador veramente è stato un film straordinario, con grande alchimia che si è sviluppata tra me e il personaggio. Quando incarni un ruolo come James Bond e quel ruolo ha successo, sai che prima o poi il sipario calerà e speri ovviamente che non cali mentre lo stai interpretando, ma che arriverà il momento in cui smetterà e quel ruolo lo abbandonerai e passerai ad altro. Per questo motivo, in previsione di quel momento, io avevo deciso di creare la mia società di produzione insieme a Beaumarie St. Clair, la Irish Dream Team, proprio per aprirmi un'altra strada e un'altra possibilità per riuscire e poter produrre i miei film e per cominciare anche a muovere i passi come produttore, cioè diversificare la mia attività, anche se io resto innanzitutto un attore. E il primo film che con la Irish Dream Team abbiamo appunto prodotto è stato Matador, un copione che ci è arrivato da parte di Richard Shepard, che doveva essere semplicemente un esempio di scrittura, e invece in quel copione c'era un personaggio straordinario, Julian, quest'uomo assolutamente perso in una città come Città del Messico, con un esaurimento nervoso, un ruolo straordinario in questa dark comedy. E naturalmente con James Bond ti devi dedicare al 100% a quel ruolo, ma il rischio con un ruolo così predominante, quando ti affacci su un palcoscenico globale, tutto il mondo ti conosce come attore in quei panni con quel ruolo, devi cercare comunque di fare in modo che il mantello che ti avvolge non ti ammanti completamente, per cui devi cercare veramente di tenerti un margine di libertà tale per fare in modo di consentire al pubblico di vederti anche in altri panni e in altri personaggi, per
in qualche modo scalfire quella facciata che diversamente ti si incolla addosso. E l'occasione è arrivata con Giulia, con questo bellissimo personaggio. A lungo abbiamo parlato della possibilità di un sequel, non si è mai concretizzata, e questo vuol dire che forse sta bene sullo scaffale come film. But no matter what I do, no matter how successful I am in other characters, or great I might be or could be, I'll always be James Bond. It's just there. You have to make peace with it and celebrate it. Però, malgrado tutti i ruoli che posso aver interpretato e tutto il successo che posso avere nei panni di altri personaggi, James Bond resterà per sempre. Io mi sono pacificato con questo dato di fatto, che anzi va naturalmente celebrato. He also worked with directors like Roman Polanski, and Polanski is another icon for cinema. And I was wondering, you know, I did The Ghost Rider with him, and I was wondering if you can tell us a little bit about working with Polanski, and then perhaps also, how do you choose your roles? How do you know that the role belongs to you? Is it instinctive? Do you feel it right away? Or you have to work on that? A proposito di icone del cinema, hai anche lavorato con Roman Polanski, che senz'altro è un regista icone in tutto il mondo. Com'è stata la collaborazione con lui in occasione di The Ghostwriter, L'uomo nell'ombra? E allargando il discorso, qual è il criterio in base al quale scegli i personaggi che ti vengono proposti, i progetti che ti vengono proposti? Mr. Roman Polanski is definitely one of my cinematic heroes. Knife in the Water is as potent now as it was then for a man of his years, 26 years of age. So he had this incredible exotic potency to him in my imagination. And he cast me as the British Prime Minister, which I couldn't quite get my head around. And I said to Roman, I went and met him in Paris, and we had lunch, and we talked about the movie, The Ghost Rider. I said, look, I've read the book, and I've only read the script once. He said, no, that's all right, you don't have to read anymore. Just that is good. All right, so far, that's great. I said, look, am I playing Tony Blair? He said, no, you're not. Which really confused me, because all roads led to Tony Blair. So I ignored what he said, and I studied Tony Blair. And it's not that you do, studying somebody like that and not trying to portray that is an interesting dichotomy. But I got certain gestural, facial tonality from Tony, and we set sail. He's a magnificent director, always with the lens, constantly with the viewfinder, and just the detail of camera work and the precision. And likewise, when you work with great actors who have such precision, it's in the details, it's in the quiet moments. And Roman Polanski has those gifts. My first day at work, there's a big scene. It's a 7-page scene, and it's really for my character, it's the high C of his emotional being. And so Roman called me 2 days before I set sail to join him and Ewan McGregor, and he said, Pierce, he said, do you mind if we do the scene on the plane? I said, no. Terrified. Just, here we go. And anyway, that was my first day's work with Roman Polanski. Tight quarters, and Ewan McGregor sitting right here, and Roman Polanski right here, and the camera right there. And you have to perform. Con l'esperienza con Roman Polanski è stata unica, è sempre stato uno dei miei eroi nel cinema. Il coltello nell'acqua è un film che ha oggi la stessa importanza
che aveva allora da parte di un uomo di 26 anni. Per me è un regista che ha sempre avuto una forza, una rappresentazione di una potenza esotica, e mi ha proposto in quell'occasione di interpretare il primo ministro britannico, una offerta che non riuscivo a capire fino in fondo. Così ci siamo incontrati a Parigi, siamo andati a pranzo insieme e io gli ho detto che avevo letto il romanzo da cui è tratto il film. L'avevo letto una volta sola e lui mi ha detto: basta così, non hai bisogno di fare altro. Io ho detto: beh, ma questo primo ministro è Tony Blair? E lui mi ha detto: no, assolutamente non, questa cosa mi ha confuso ancora di più, lascia perdere Tony Blair. Io ovviamente ho ignorato il suo consiglio e mi sono messo a studiare attentamente Tony Blair. Però mi sono trovato in una posizione di strana dicotomia, perché da un lato studiavo Tony Blair, dall'altro non dovevo fare un ritratto di Tony Blair, però diciamo che mi sono ispirato comunque al primo ministro britannico per la gestualità, per una certa mimica facciale, la tonalità della voce, e così abbiamo issato le vele e preso il mare per questa avventura. E Polanski è un regista particolare, ha sempre l'oculare attaccato, è sempre attento ai movimenti della macchina da presa, a ogni minimo dettaglio, la precisione è quello che gli sta più a cuore, e naturalmente la precisione è una caratteristica che sta a cuore anche a un grande attore come gli attori con cui mi sono trovato a lavorare in quell'occasione, in cui ogni minimo dettaglio nel movimento era importante. E quindi per me lavorare con Roman Polanski è stato davvero un dono, e ricordo il primo giorno sul set. Il primo giorno sul set per me ha significato girare una scena complicatissima che in sceneggiatura era di 7 pagine, e una scena carica di tensione che in qualche modo mostrava il personaggio, e lui mi ha chiamato 2 giorni prima dicendomi: ti dispiace Pierce se la prima scena che facciamo è quella sull'aereo, quindi nell'abitacolo dell'aereo insieme a Ewan McGregor? Ecco, io mi sono trovato il primo giorno su set con Ewan McGregor da una parte, Roman Polanski, il direttore della fotografia, dall'altra, in questo ambiente assolutamente ristretto che è la cabina di un aereo, a girare una delle scene più complesse di tutto il film. So the first day, you know, the first day is always terrifying, and just this 7-page scene, I'd already learned it, I'd learned the text. So preparation, be ready for when the door opens. I'm sitting with you and Roman, the camera, we rehearse, and I'm ready to go, and I'm thinking, this is it, he's probably going to have the camera come in on me first, do the master shot, and then Roman begins to talk about the props, and he begins to talk about the camera, and this goes on all morning, and I'm thinking, when are we going to start shooting? And now it's 1:05, and Roman, we've been there since 6:00 in the morning, and we haven't shot anything. And then Roman came up and put his hands like this in front of me, and he said, "All right, okay, camera here, 27 lens, big, after lunch." And I think, oh my God, after lunch, now I have to keep this energy going for 7 pages. I can't eat, I'm in my dressing room. And we come and then we start shooting. And phew, it's good, it's great. I get through it, bang, I nail it. And then we do it again, bang, it's great. I'm feeling good. And there's a moment where the character has to laugh, my character, it's in the script. And it's a devilish moment because it's cat and mouse. And Roman, again, it's very close, you and camera, and Roman sits by the camera all the time. And he says, very good piece. He says, but you must laugh, you know, you got to laugh. He says, you have to laugh from the top of your cock. I go, okay, laugh from the top of my cock.
Okay, all right, thanks, Ron. It's fine. And we do again, and I come and I laugh. And he said, very good, very good. And he said, do you know Robert Benigni? I said, yeah, I know Robert Benigni. He said, get my laptop. I thought, what the fuck is going on here? And I'm looking at Ewan McGregor, and he's going, I'm so glad you're here. I've had 2 weeks of this by myself. And so the woman said, put the headphones on. I put the headphones on. I'm looking at the laptop. And he said, no, you watch this. And it's a long shot of Robert Benigni. And it's Robert Benigni, Ewan McGregor. Hey. All right, and I'm supposed to be the Prime Minister. Oh, my God. I've got 7 pages. What am I doing? Robert Benigni. Okay, thank you, Roman. Top of my cock, Robert Benigni. Good luck. Il primo giorno quindi mi trovo sul set nell'ipotesi di girare questa scena, una scena di 7 pagine che io ho imparato a memoria, perché un attore deve essere sempre pronto per quando quella porta si aprirà, e siamo sul set dalle 6 del mattino, sono pronto, non vedo l'ora di cominciare a girare, immagino che adesso farà prima dei totali e poi andrà in dettaglio su di me, e Roman Polanski invece si mette a parlare dell'attrezzeria, degli oggetti di scena, della macchina da presa, e passa tutta la mattina a parlare di tutto e a non girare, finché io mi chiedo intanto, ma quando è che giriamo? Quando è che iniziamo le riprese? E mancano tipo 5 minuti all'una, appunto, eravamo lì dalle 6 del mattino. E a quel punto gli dice, benissimo, adesso ho scelto l'obiettivo e giriamo dopo pranzo. E io dico, santo cielo, dopo pranzo, adesso come faccio? Non mangio niente, ovviamente, mi chiudo in camerino, cerco disperatamente di conservare l'energia che avevo accumulato e che volevo mostrare di essere in grado di fare le cose bene. E giriamo, dopo pranzo, giriamo il primo ciak, benissimo. Ce l'ho fatta, ottimo, è andata benissimo, fa una seconda ripresa, benissimo anche quella, e a un certo punto dice, c'è una scena prevista sulla sceneggiatura in cui devo ridere, e quando si gira con Polanski lui è sempre vicinissimo alla macchina da presa e quindi ce l'hai letteralmente attaccato e dovevo ridere. Io faccio una risata, Roman dice, bene, però devi ridere a partire dalla punta del pene, devi farmi una risata che ti venga dalla punta del pene. Io rimango un po' perplesso, provo a ridere come immagino che lui voglia che io rida, e dice, molto bene, però adesso aspetta, ti faccio vedere Roberto Benigni. Come Roberto Benigni? Cosa c'entra? Scusa. Io a McGregor mi dice, meno male che sei arrivato. Perché sono 2 settimane che mi fa fare queste cose che adesso vedere Roberto Benigni sul computer e insiste che io devo ridere a partire dalla punta del pene, e così è andato il primo giorno di riprese insieme a lui, e mi fa vedere una sequenza lunghissima di Roberto Benigni, però almeno appunto, eravamo in due, anche io e McGregor erano nella stessa situazione. Anyway, he left me alone after that because he can be very dangerous, you know, he's very wily, and so it was a challenge. I knew he was pushing my button, and he wants to know if I can think in my feet and if I can, you know, you let yourself go. I mean, to be an actor, you have to have freedom of yourself to do anything to get the performance. But Roman was exhilarating, and I felt, you know, for the first time I was in a real movie with a great artist.
and great actors and story. It was magnificent to see him work every day. There was Ewan and I were sitting on the dolly one day, and he was lining up a shot. It was always quiet, just demands real respect. Everybody, when you're on a set with Polanski, you know, you focus. And I picked up his viewfinder, and this viewfinder, you could see he'd had it since he was probably 26 on Knife in the Water, and I looked through, I couldn't see anything. It was so crazy, but he would always use this viewfinder just to get the right precision of shot. And there was one scene, another scene, 5-page scene, 4 characters. Took a long time to set it up. And after 2 takes, the master, he said, no, this is not good, not good. And he took everything apart on the camera, and he just made one little move like this. And he took everything apart to make that one move. But then when you see that on film, that one move correspondent to my character where I lean forward. And so just that one move and the character leaning forward, you know, gave it this orchestral beat. So it was a great learning experience. È stato il suo modo di mettermi alla prova quel giorno. Può essere veramente un'esperienza pericolosa, ma era una sfida, perché voleva capire fino a che punto io mi sarei spinto. Ed è questo che un regista chiede a un attore, di lasciarsi veramente andare, di potersi concedere la libertà assoluta di essere se stesso. Ed è stata un'esperienza veramente esilarante per certi aspetti, straordinaria, perché ho avuto la possibilità di lavorare con un grande artista su una grande storia, con dei grandissimi compagni, partner di recitazione. E è incredibile anche il suo modo di stare sul set, anche solo di sedersi sul carrello. A quel punto c'è un silenzio, si crea un silenzio quando lui gira, è incredibile, che è proprio il segno di rispetto e di concentrazione massima che lui esige e che gli viene naturalmente data da tutti coloro che lavorano insieme a lui. E il famoso oculare che lui usa sempre, l'ho preso in mano un giorno, sicuramente è lo stesso che aveva quando ha girato a 26 anni Il coltello nell'acqua. È untissimo, non si vede quasi niente, però per lui è il modo di avere quella precisione assoluta che vuole in qualunque inquadratura realizzi. E ricordo un giorno dovevamo girare una scena piuttosto complessa con 4 personaggi, erano 5 pagine di sceneggiatura, avevamo dedicato molto tempo a prepararla, a preparare il set, ha girato 2 ciak e non era assolutamente convinto, a noi sembrava che fosse perfetta e invece lui non gli andava bene. Ha rivoluzionato tutte le posizioni delle macchine da presa fino a spostare in modo millimetrico, a un certo punto spostarne una, e mi sono reso conto dopo che quel piccolo spostamento serviva a inquadrare il mio personaggio mentre si china leggermente in avanti, e per lui quel dettaglio era fondamentale, veramente un maestro d'orchestra che vuole una sinfonia perfetta sul set. But as you can imagine, and as you can see, one can sit here and talk with Pierce about these magical moments for hours, but unfortunately we don't have that amount of time. I had many more questions, but it feels only right that the students should have a chance to ask a couple of questions. Pierce, you know, is a painter, also, and a producer. He's here also with his wife, Kim.